si trova a fronteggiare Pato, che come abbiamo detto prima è l'hidden boss milanese, col suo nuovo Mega Man azzurro, il Kiki, e ricominciano. Eccolo. Uè, non è successo niente. Ho un déjà vu. Io amo questo matchup. Mi ricordo... L'hai giocato con Pato? No. Però mi ricordo che abbiamo visto insieme Didi contro Pibnat. Non so se l'hai visto come stato, però era molto carino. In realtà... E chi l'ha vinto? Pibnat, in realtà. Ah. Ha switchato tra PT e Steve. Quindi Pato ha studiato, questo ci stai dicendo. L'abbiamo visto un po' di tempo fa in live. Quindi Pato studiò. Pato studiò. E Pato numero uno hater di Steve, penso, in Italia, potenzialmente. Stai attaccato col microfono, se no non si sente mai. In questo momento devo dire che guardando comunque Steve giocare, o almeno Mega Man giocare contro Steve, è uno dei matchup più brutti, tra virgolette, nel senso che in realtà Mega Man ha tutto per coprire quasi tutto, riesce a poccare da lontano per non permettergli di scavare, gestisce bene il muro, il fair è molto buono. In realtà ha un buon range. Allora, Pato mi ha dato un insight interessante prima di questo set. Mi ha detto che il side B di Mega Man vince contro il minecart, essenzialmente. Perché il minecart lo attiva, esplode, succedono cose e vince Mega Man. Mm-hmm. Questo mi è stato detto. Ora, droppa questa kill dal minecart, ma passato in mezzo alla lava. Urto! E Ryuken! E in realtà, Pato, in questi giorni con Mega Man... Sta molto millantando la potenza di Crash Bomb in generale. Cioè anche di... Quindi è un'agenda. È l'agenda di Pato di Crash Bomb che è broken. Cioè anche contro Zelda, per dire, prima mi fa... Bastava spammare Crash Bomb. Era così facile. Quindi... Effettivamente Pato win su Sicco. Abbiamo visto prima contro Midoriz. Adesso vediamo come gestisce in realtà la pressure di Steve, perché questo è il momento in cui Steve è più forte. Ha materiali, ha il diamante, può fare tutte le sue combo, tutti i setup, quel che vuole. Molto even per ora, mi piace, è abbastanza back and forth. Voglio vedere in che modo si gestisce. Mi si è rotto il piccone, ma di nuovo subito diamante. Mamma mia, che paura. Sì, no, Pato sta facendo del suo meglio per gestire Steve. Ce la sta facendo un lavoro modesto. Ottimo Bayer. Ha coperto bene il doppio salto. Buona corner pressure. I setupini per mangiare lo scudo. Non sta rispettando molto minecart, in realtà. Sta facendo molto preemptive zoning. E certe volte si mangia minecart. Sta facendo un grande utilizzo del Leaf Shield, Pato, che è comunque il gran tool di Mega Man. Questi fair... Manco fosse uno spadaccino. Eccolo lì. Tu non un po' preso la sprovvista da questi vari proiettili di Mega Man, non so, vediamo che sta costruendo col ferro. Un po' il suo set play neutral. Ma hai visto che giro assurdo ha fatto quella Metal Blade sul blocco? Sì, ha fatto l'Around the World. Ma ha usato un altro diamante. Bello il Bayer, si sposta col minecart e Tuna bello pieno di materiali. Si fa la casetta. Mi piace molto questo setup che fa Tuna per evitare che... Cos'è? Che succede? Era un blocco. Mi piace molto il setup di Tuna quando gli altri respawnano per... ti copre davanti, sopra, in modo che non possano scendere dalla piattaforma e non possano affrontare mentre sono invincibili. Molto bello, soprattutto per Mega Man che non ha esattamente la mossa rompi blocco, se non sia magari il fair. Quindi deve faticare un pochino di più. Vediamo che passa sotto, passa sopra. Vediamo cosa prevarrà in questo game 1. I Fundies, i sick Fundies di Mega Man. Non mi associo a questa affermazione. Io qui vedo solo un vincitore e uno sconfitto. A breve c'è uno Steve a 114. Un goditore e un goduto. Vediamo chi gode. Molto close quella smash. C'è un diamante, quindi un po' tutti godono. Ah, è molto... Si tratta molto di aspettare. Abbiamo Pato che fa lo squalo per uscire da parte di Steve. Pato che squaleggia col Bayer. Non deve permettergli di craftare. No. Deve permettergli di scraftare. Però comunque, non avendo materiali, attenzione, è una situazione di vantaggio. Gran sospiro, Pato. Cerca di chiuderla. Tuna si blocca. Cosa succede? Dove è andato? Sta correndo. E c'è la F-Smash.
Cioè, Fast Smash Pato si è lasciato prendere un pochino dal panico di voler chiudere questo game. E 1-0 per Tuna. Qui forse è uscito anche un po' l'odio verso il PG. No, gli ha fatto uiu. Veramente. La Redstone Contraption. Diciamo, forse è uscito un po' anche tutte le ansie che prova Pato contro Steve. Penso di... Cioè, il fatto è, io penso che sia un vantaggio da un certo punto, fino a quando non si tilta. Perché lo aiuta a tenere il game plan, no? Cioè, se tu sei, tipo, contro Pyramid, dici, quanto cazzo odio questo PG? Sei tipo lì che lock in più facilmente. Non conosco nessuno che dice questa cosa. No, assolutamente. No. Cioè, io... per me mi è nuova, mi sorprende questa frase. Comunque FD. Sono su FD. Questa è un po' una scelta strana. Io, cioè, di fatto è questo, no? Non avere le piattaforme ti permette di fare pressure un po' come ha provato a fare Zab con Samus, che ha provato a lanciare le bombe dall'alto, no? Allo stesso modo c'è Pato che sta provando a farlo col down air, e mi sembra già più efficace in realtà. Sì, lo sta abbastanza bombardando. Ma dove va ogni volta che succede che Steve fa qualcosa? Sembra tipo un random teleporter. Tra l'altro Disadvantage di Mega Man è molto buono contro Steve. Ti puoi permettere spesso di disingaggiare quando altri PG non possono, grazie anche alla B, no? Dici, me ne vado. E l'andare contro Steve non è così difficile con Mega Man. Hai una serie di mix-up che ti puoi permettere di fare. Puoi evitare setup al bordo con appunto Crash Bomb, che deve rispettare. D'altro canto vediamo questo Tuna che sta riuscendo a minare senza troppe obiezioni, perché comunque Mega Man deve prendersi il suo tempo, non è che può esattamente correrti addosso. Infatti è arrivato il diamante, ma Fer che per poco non prende la stock. Mi piace il modo in cui Pato sta setuppando le Metal Blade per essere più forte in neutral e per avere kill confirm. Sta giocando proprio bene in realtà in questo momento e sta rispettando bene Steve. Mi piace proprio anche il modo in cui si sposta al di fuori di Upper Stage Steve per coprire all-in, dato che comunque al bordo Steve non è che faccia benissimo. Conseguenza assolutamente bello il fail. Dove è andato lo zombie? È andato Voglio via. Vedere come si gestiscono la crafting table. L'ha ignorato. La ricraftasse o qualcosa di simile. Ah, è riuscito a sfruttarla. Adesso ancora scuda la crash bomb. È bello pieno di materiali. Lo lascia minare. È la sua zona. Sta puntando un po' sull'essere difensivo in questo momento Pato. Sta circa andando bene, c'è left throw, però ovviamente tranquillissimo. Si prende il suo tempo. Mamma mia! Preso così in mezzo alle fiamme dall'up smash. Consapevole che alla fine la quantità di materiali che Steve può prendere quando è già al massimo, a meno che non sia un diamante, è ridotta, comunque riesce a decidere di giocare più lentamente per aspettare le situazioni. Sì. Bella la conversione, Dare Dash Attack. Non lo prende per pochissimo con quella spike. Molto pericoloso. Vediamo Crash Bomb che esplode su Minecart, ma colpisce anche Pato questa volta. Sì, le conversioni. Oh. Mamma mia, bella item play. Pato che ci mostra la parte divertente di Mega Man. Oh, mamma mia, bello. Lo lancia lì sul blocco. Molto aggressivo Pato in questa stock. Cambiato un po' il ritmo. Sta cercando di riassestare un po' il vantaggio. Adesso che Steve non ha i materiali è il momento di fare pressure. E cosa che sta facendo molto bene, sia con i proiettili che con le sue hitbox. Qui c'è un Tuna che sta facendo lo Steve, nel senso che sta scappando. Cioè c'è Mega Man che paradossalmente gli sta andando addosso tantissimo e... Tuna, però vedi che nello scappare si trova senza materiali. Sì, no. Sto cercando di prendere materiali, eccetera, per migliorare la sua win condition. No? Sì, bravo Pato a appunto chiuderlo per non fargli riprendere, però c'è il bear del diamante e qui c'è la lead di Tuna. Abbiamo un po' di scramble, però buono l'up smash out of shield. Per fortuna Up Smash ha effettivamente rotto i muri. E a me piace il setup di Pato con Crash Bomb su quando torna Tuna dall'invincibilità, perché si attacca comunque nonostante tu sia invincibile. Qui c'è subito il diamante di Tuna che si era preparato dalla stock prima, per cui questa situazione è molto difficile per Pato, che si deve prendere tutto il tempo di cui ha bisogno. Arrivano i danni del Leaf Shield, molto comodi. C'è un limonino, piccolo limone. Non c'è molto questa pressure. Dove non prendono il limone c'è la Metal Blade. Tanto c'è un game 5 tra Zab e Dible dietro. Wow, è un match che avremmo dovuto vedere in streaming, ma purtroppo decisioni dall'alto.
E comunque vediamo che sia in questo match che in quello scorso Pato se la sta giocando benissimo a livello di neutral e di aggressione. Footstool Dare. Però sta facendo un po' più, un po' di fatica in più a trovare le kill. Penso abbia vinto Zab. Bello! Sì, lì stanno cucinando la prossima top 8 loser. Era prontissimo. Però vediamo qui chi cucina dei due, questo game 2, entrambi circa kill percent, ok, adesso entrambi kill percent. C'è la crash bomb. È molto tenso. Pato che continua a zonare. Non vuole droppare un'altra lead come nello scorso game, Pato, sicuramente. Sta evitando, mamma mia, sta evitando le interazioni troppo, troppo incerte. Tutti gli scramble, però c'è il bear. Ha vinto Zab? C'è il bear, 2-0 per Tuna. Match molto combattuti, ma è riuscito per ben due volte a trovare l'hit finale. E sono due game che sono stati molto close, con Pato che riesce a prendere la lead verso la fine, ma non riesce a chiudere. Sì, e qui c'è un Pato messo alle strette. Il famoso 3-0 close, questo è un 2-0 molto close. Potremmo rivedere un reverso io. Questo è il momento. Non è da escludere. Questo è il momento in cui Pato. Il mental di Pato si vede. Cioè, se riesce a sovrastare il suo odio per Steve, in questo momento ha vinto. Ha già vinto. Sì, Pato sta combattendo due battaglie in questo momento. Una con Tuna e l'altra con se stesso, per non stravolgersi ogni volta che qualcosa non va come lui si aspetta. Che però è anche uno dei punti di forza di Steve a questo punto, perché se uno può contare sulla mancata disciplina avversaria, questo fa tanto. Sicuramente. Questo fa davvero tanto. TNT. Ma fa ridere quanto venga rispettata la TNT anche quando non è ancora pronta a esplodere. A me diverte un sacco perché ogni volta che è full di vita, sono tipo sì, c'è una pignatta da picchiare finché non esplode. È un po' una fake smash ball. È vero. È proprio quello. Il vantaggio è che se la attivi non con la pressure plate almeno ti fa meno danno, ti la più tardi. Non lo sapevo. Poi ho scoperto oggi che il fuoco giustamente la attiva subito come tutti gli altri esplosivi. Adesso vediamo nuovamente. Noi ha già il diamante, Tuna sta riuscendo a sminazzare. Sta proprio riuscendo a prendere tutti i materiali, anche quando non ne ha trova lo spazio di minare. Bella la crash bomb qui. Abbiamo visto quello che ci diceva Pato prima del side B, delle interazioni tra i due side B. Ci sono i blocchetti, bella recovery. E di nuovo il gioco a chi prende la lead. Non capisco perché Crash Boom non si attacchi ai muri di Steve. Cioè, generalmente si attacca al muro, ma non quelli di Steve. È vero. È una strana scelta di design. Ma tutti i proiettili che interagiscono con i muri non hanno tipo sì. Anche il gordo non può fare spiky e cose del genere. È strano. Bello. Quella paper poteva fare molto shield damage. Allora, vediamo Pato che si è lasciato sfuggire questa piccola lead. Molto nervoso. Però vediamo che si sta riflettendo con questo freestyle. Molto aggressivo, molto, molto frenetico. Effettivamente Steve non è bravo a gestire projectile spam che va oltre il muro. Cioè, lui mette il muro, se non possono farci niente bene, se non possono giocarci attorno è un po' un problema. In questo momento FD si vede che lo sta aiutando molto proprio per questo, perché questo spazio aperto sopra il muro gli permette di angolare i proiettili. È vero, poi comunque Megaman col suo Dare diciamo che può permettersi dei landing abbastanza safe se riesce a setupparlo. Sì, no, cioè se viene scudato è più zero shield, di conseguenza ferisci il pressure e potenzialmente... Gran mossa. Bello la tilt! Oh, Ryuken! Proprio lui è arrivato. E ha portato la lead di Pato. Che stavolta è decisamente più pronunciata rispetto alle altre, però manca sempre il tassello finale. Vediamo se questo game, il modo in cui chiude questo game possa, uno, portarsi agli altri game e due, possa portare momentum proprio come player a Pato. Sì, dicevamo prima che appunto a Pato stavano mancando le stock clutchate in questo modo qui, però abbiamo visto sia con questa tilt sia con la stock di prima che sta sperimentando. Tuna nel frattempo sta proseguendo col suo game plan, sta cercando di fare il gioco più pulito possibile. E c'è il diamante. Aiuto.
Niente, lo prende con l'FS Smash, però è vivo Mega Man, aiuto. Setup, setup di Twitter. Il setup viene... Setup di marzo 2024 di Twitter, direi. Morto. C'è il Fair. Ottima lì di Pato questa volta. Non collega tutto il Bear. Continua l'aggressione, non c'è il parry sul Bear. L'ha guardato nell'animo. Se si aspettasse il blocco per resettare il salto. Gli ha proprio mandato un messaggio. Adesso ne ha mandato un altro di messaggio. Vediamo che Steve aumenta la percentuale. C'è un altro Bear, non vuole morire. Il timer prosegue. Chiaramente non vedremo un timeout. Non c'è il tech sul blocco. Anche se quella sappiamo, situazione abbastanza checkmate. C'è la Bertrow. Così. È preso per il collo. Vieni qua. Vuole rompere le mura. Guarda, un sorriso che nasconde tante emozioni. Guarda chi? Quello di Mega Man. Mascottino Sasha, il signor Murder. Cosa? Quell'uomo. Era la mascotte di Milano. Il GOAT. Il GOAT. Il signor Murder. Tra l'altro vive di fianco a me. Io ho conosciuto Venne grazie alla mappa di Sbit, ma c'è un universo in cui sarei andato a casa di signor Murder e sarei stato amico suo invece. Io stronzo che sono di Milano Est e non c'è un'anima viva. Sono tutti a Ovest. Ah, sì, però Pato mi dà una mano e lancia Steve a Est. Dai, ce la facciamo. Niente, lui mina. Continua a minare. Gli sta dando tanto tempo per minare. A me piace la scelta di Tune in realtà di riottenere le piattaforme. Penso sia molto più facile in realtà tenere. Eh sì, puoi nasconderti dal Dare, esatto. Di fatto. Poi Mega Man appunto molto forte orizzontalmente tra proiettili, nere, tutto quanto, ma bastano due blocchetti e eccoci qua. Io sarei curioso di sapere come Mega Man si gestisca i setup con la piattaforma, tipo la TNT sulla piattaforma. D'altro canto non so se Mega Man ci guadagna qualcosa dalle piattaforme. In generale, poi chiaramente anche contro Steve. Ho provato a fare una combo con Neil 2. Molto carina. Ho visto che Tuna comunque sta labbando di più. Cioè, Tuna sta facendo il... Come? Tuna sta facendo il labbina, sì, sì, sì. Almeno più di prima. Perché prima non lo vedevo provare queste conversion più complicate. Sì, sì, prima ci ha regalato un nil bellissimo contro Wage. Che l'ha ucciso a 90, tipo. Che sembra tanto per Steve, però era proprio una bella conversione. Nel frattempo c'è il bel F Smash di Path of Stage, piazzato molto bene. E quindi gli porta anche questa lead. Si blocca sul muro. Arriva l'Anvil. Ok. Tuna. Nervi saldi, anche lui. Non ha paura, non si spaventa. Puoi cancellare Leaf Blade o Leaf Shield lanciando l'item. Command Tilt droppata da Tuna. Non so se c'era un STI molto pronto, però interazione particolare. Già 82 su Mega Man. Questione di 2 secondi. Quindi Tuna di nuovo la lead. Questo Tuncola si è evoluto di nuovo. Tuna Cola. Prima era Tunchungus, da Big Chungus. Comunque, secondo me, adesso è chiaramente superiore la scelta Tuna Cola invece di Tuncola. Assolutamente. Adesso vediamo Tuna con la lead. Sì, Pato, qui è un po' quella fase dove rilasci la pressione. Se vedi Pato è un po' più rilassato. Un po' paura, ha saltato ma non è morto. Vediamo se riuscisse a prendere questa stocca adesso senza troppi danni collaterali, tipo questi qui. Però in realtà 27, se la cava. È andata molto bene. Cavolo, c'è l'F Smash, bello. E non ha materiali, ovviamente si refilla il ferro quando le suona. Vabbè. Ne ha bisogno. Vorrei lo perdesse quando ne ha di più, allora. Il mondo non è un posto giusto. E niente. Se no glielo regala Mega Man, guarda, adesso gli lancia la Meta Blade. No, non è vero. Oh mio Dio, Anvil, cosa è tutto. Mamma mia che danni allo scudo comunque. Molto even adesso. Prova il setupino col side B, lo shield break. Bello il side B sul minecart, però forse lo collega. Forse in quel momento. Lo segue.
tranquillo. Metal Blade in alto. Prova a killarlo. Qui cominciano a uscire i colpi. Steve ancora un pochino indietro di percentuale, però ma loro. Di conseguenza Minecart va in più. Poteva essere rispettato di meno. Ah, lo schiva bene il Minecart qui, deve giocare un ballettel praticamente Mega Man. Nonostante sia lui quello con i limoni, però non può usarli perché muro di Steve, quindi se la gioca di Bear, se la gioca di Leaf Shield. Ah, non lo prende di poco il Minecart. Andiamo, situazione tesissima, game 4. Juggle, blocco, aiuto. Vediamo, mamma Steve mia. No oro, però il Powered Minecart c'è stato. Adesso non c'è più, finito, basta. Che paura questo. Tesissimo, c'è Metal Blade Bear e uccide. Siamo in game 5, signori. Pato che combatte per la sua vita in top 8. Last hit contro Steve, fatto di tanta paura. Soprattutto qua. Bellissima il tuo quella. L'hai vista come l'ha piazzata quella Metal Blade? Molto bella. Era l'unica distanza in cui combava. Sangue freddo. Gli ha anche preso il salto, quindi era mancava poco. Perché sai queste cose di Mega Man? Boh, siamo in chiamata. Quindi abbiamo un insight dal coach di Pato. Il coach di Pato. Io il grande padre. Voglio vedere questo game 5. Oh, comunque oggi è tutto game 5. Sì. Tranne un paio di set che abbiamo visto prima, che purtroppo sono andati molto spediti, molto veloci, molto frenetici. Jenna Dead penso sia durato tipo 10 minuti. È stato abbastanza uno statement da parte di Jenna. L'ho visto in stream quello. E comunque, quindi game 5, Small Battlefield, quindi counter pick di Tuna. Sempre Pato con la sua pressure on shield, projectile spam, ma in realtà nel matchup è giusto. Se non gli permetti di craftare. Peccato. Pato sta trovando un sacco di danni sia in Neutral, sta proprio riuscendo a vincere Neutral e mettere più danni. Però vediamo che Tuna nel prendersi danni poi riesce a trovare i materiali con cui comebackare dopo. Per cui diventa proprio un gioco a turni. Sembra quasi che Pato si sia adattato meglio rispetto a Tuna durante il set. Che è interessante considerando che da quanto tempo gioca Tuna rispetto a Pato. Mi aspetterei il contrario. Tuna sta facendo il suo. Pato, quello che ha cambiato, una cosa sicuramente è stata che gli sta dando meno kill free. Perché prima abbiamo visto che si prendeva davvero tanti bear, tanti F smash, tanti punish su suoi overextend per prendere la kill. Quindi si è dato un po' una calmata da questo punto di vista e sta facendo lavorare Tuna molto di più. Che però in realtà sta facendo fatica nel gestire materiali e soprattutto nel gestire Mega Man, che non lo sta facendo entrare. Bella, lo sta praticamente camperando. Che bella la pressure che sta facendo Pato in questo momento anche sullo scudo o qualsiasi cosa. È proprio. Sì, se la sta benissimo attorno a Third Range Tuna. E lo sta facendo mentre. Sto cominciando a pensare che Tuna non stia gestendo molto bene i materiali rispetto a. Vabbè. Se la sta giocando Pato a distanze molto. Molto buone per lui. Quindi ha questo ottimo punto di forza. Adesso situazione direi even, però. Even in percentuale, ma. Adesso c'è uno Steve che è uno squalo, però il Baird col diamante non prende la stock Mega Man pesantissimo. Tu non giochi a Steve come un caccia bombardiere. Cioè lui ti lancia tutte le sue cose sì. Finché ha materiali, poi quando non ce li ha. Sì, tra l'altro abbiamo avuto due kill spark. C'è l'F smash di Mega Man. Di nuovo lì di Pato. Si sta lavorando sempre più vicino a questo reverse trio. Purtroppo però Tuna è riuscito a prendere un altro diamante durante quella prima stock. Ovviamente il ciclo di scavare il secondo diamante è più vicino rispetto al primo, dall'inizio del ciclo. E sì. Su questo stage in cui sono scavi lo stesso materiale in entrambe le parti, in realtà è molto più probabile che tu riesca a prendere effettivamente due diamanti. Magari solo e Bastion ne prendi uno. Puoi scegliere che materiale minare, ma magari è improbabile, a meno che tu non abbia una lead particolare, che tu riesca. Bellissimi questi tidbit sul diamante. Adesso vediamo che Tuna finalmente riesce a prendere la stock. Pato, una cosa su cui ha fatto molta fatica durante il set era proprio costruirsi queste piccole lead, perché riusciva sempre Tuna a prendergli la stock il prima possibile e rimetterla even. Però adesso vediamo un solido 100% da parte di Pato. E la kill che chiude tilt, subito con la tilt. Non ha paura di fare questi kill setup e mi sta piacendo molto. Pato adesso, che in 5 game ha risolto tutti i problemi che ha avuto in precedenza. Tutti i problemi del mondo. Tutto, ha risolto tutto. E ha aggiustato. Qui mina. Pato, tanto è l'ultima stock. Non perde veramente niente a fare questa cosa in questo momento, fino a quando non interagisce troppo con Steve.
Esatto, che comunque non è il suo obiettivo, perché vediamo che se la gioca sempre safe, sempre a distanze dove comunque non deve temere troppo il Burst Range del minecart. L'Anvil comunque non gli starà mai sopra, Steve, però adesso vediamo Tuna che con tutti i materiali del mondo, insomma, non ha paura di fregarsene, di Mega Man, di cose. Infatti sta mettendosi i suoi danni e Tuna ancora 16% della sua ultima stock, eventualmente della top 8. E adesso Pato, in realtà, mamma mia che paura. Molto teso. Può soltanto permettersi di giocare safe in questo momento, perché dare una early stock in questo momento è possibilmente la scelta peggiore che può fare. Assolutamente. Che comunque, se riesce a fare chip damage per giocarsi l'ultima stock con un buon vantaggio, o cercare il timeout potenzialmente. Sì, tra l'altro Diamante che appunto Tuna si è preso, però non gli durerà sicuramente due stock, per cui Pato in realtà non gli farebbe troppo schifo impedire che Tuna si prenda questo secondo diamante, che a questo punto è questione di tempo. Eccolo qui, è arrivato, e quindi Tuna direi che può tranquillamente avere diamanti infiniti per il resto del game. Ma Pato ha un obiettivo, che è levarsi, assolutamente. Ci sta più o meno riuscendo, il timer va giù lentamente. Io non so se faremo in tempo a vedere un timeout, perché comunque Tuna sta squaleggiando. Mega Man a 111, esplode la TNT, mamma mia. Mi chiedo se tira fuori di tutto, Steve senza salto. Posso andare sulla TNT e fare down smash come lo fa Steve? Sarebbe molto curiosa come cosa. Non prende la back throw, i danni molto lentamente salgono su Steve. Abbiamo un 64. Pato sta riuscendo a non morire. C'è il Dare. Questo ormai sta diventando un gioco di Nickel and Dime. Un po' anche la storia degli inizi di Tuna, che prende la stock. Mamma mia. E siamo ufficialmente la stock. Non va in free fall, per fortuna. tutta la venue sconvolta dal fatto che Mega Man non sia morto da un up tilt. Però 66 su Mega Man. Situazione tesissima. Tuna ha rimontato tutto. Un minuto sul clock. Non direi che il timeout sia ancora una scelta in questo momento. No, però è sempre vicino a diventarlo. Esatto. Man mano che Tuna si prende il suo tempo per rifarsi i materiali al diamante, man mano che Pato si prende il suo tempo invece per mantenere la lead. Oh mio Dio, ha già bloccato con Leaf Shield. Attenzione, Mega Man Ledge. Non prende, c'è il Bear. Steve off stage. Manca, c'è. Non hit al blocco. C'è l'Anvil, non prende. Tesissima, last hit. Mega Man senza salto. Al corner si ritira. C'è il Bear. Ma non muore ancora. 145%. Al bordo. Lo prende. Let's go. Pato con questo reverse trio in top 8, che riesce a sconfiggere lo Steve di Tuna e prosegue la sua run al Milano Smash District 20. C'è l'abbraccio tra i due player. Set bellissimo.